Mister, un primo tempo franco pieno di occasioni e conclusi vantaggio, una ripresa conclusa invece in sofferenza, però i tre punti sono quelli che contano. No, i tre punti sono quelli che contano, conta anche la prestazione, perché obiettivamente il primo tempo abbiamo giocato direi un'ottima gara, sotto tutti i punti di vista, forse potevamo anche concludere di più rispetto a quello che abbiamo fatto. Poi il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, dopo il gol loro abbiamo sofferto. Questo è una cosa che dobbiamo migliorare, ma che in questo momento, considerando il fatto che erano due mesi che non giocavamo, considerando anche il ritmo che avevamo tenuto prima, dobbiamo anche accettarlo. Ecco, siamo stati anche bravi a non concedere troppe occasioni, perché poi non abbiamo concesso tantissimo, però è vero che ci hanno messo sotto pressione. La Feltrese non aveva più niente da perdere, perdere tre partite di fila non ci sta a nessuno, ed è comprensibile che loro, che hanno un'ottima squadra, perché questa è una bella squadra, non è una squadra a caso, è una squadra che è già tanto che fa bene, è una squadra ben allenata, è una squadra che chiaramente è in una situazione di classifica che vuole rimediare, per cui la loro reazione ci sta. Noi sicuramente dobbiamo migliorare nella nostra consapevolezza. Io devo prendere anche gli spunti importanti della partita, perché venire qua dopo così tanto tempo e giocare come abbiamo fatto il primo tempo credo che sia sinonimo di personalità. Anche la formazione iniziale, abbiamo visto tanti nomi esperti messi per una volta in panchina, spazio a giovani, c'erano Tiepolato e Giacomo Paolo che hanno giocato per la prima volta quest'anno. Un parere sulle sue loro prestazioni? Ma sicuramente Paolo era un anno che non giocava, Tiepolato non ha praticamente mai giocato. Devo dirli bravi a tutti e due perché hanno dato un contributo importante. Tiepolato ha giocato con personalità, in maniera pulita, è un giocatore tecnico, mentre Paolo sappiamo che è del 2001, un ragazzo che sicuramente in questo periodo si è allenato, meritava di giocare e credo che ha dato un ottimo contributo oggi. Sabato abbiamo il Mestre in trasferta, oggi ha perso a Belluno ma resta sempre nelle parti alte della classifica. Il Mestre è una squadra di valore, in questo momento qui è un campionato diverso da tutti gli altri perché tutto è possibile, anche oggi ci sono stati risultati particolari, dobbiamo tutti quanti un pochino adattarsi, no? E avere una costanza di rendimento anche durante la gara, come è successo a noi oggi, è un po' da mettere in preventivo. Questo non significa che noi dobbiamo migliorare, perché il primo tempo poteva finire con un risultato diverso, il secondo tempo è auspicabile che una squadra come la nostra, con giocatori di esperienza in campo che vince 2-0, possa soffrire meno. Però è un equilibrio che bisogna anche raggiungere, ecco. non è anche poi così semplice con giocatori che rientrano dopo tanto tempo. Noi avevamo sicuramente qualche ragazzo esperto in panchina, ma era in panchina perché veniva da infortuni, sia Ballarin che Ferretti venivano da lunghi infortuni. Sono contento che Rulo è rientrato, ha giocato 25 minuti senza avere problemi, e questo ci dà buona speranza per il futuro. Il calo nella seconda parte del secondo tempo dipende anche dai 40 giorni di inattività agonistica sul campo o ci sono motivi atletici diversi? No, io credo che il calo sia dovuto prima di tutto al fatto che la Feltrese si è buttata in avanti con grande energia, per cui bisogna dare merito anche agli avversari di quello che hanno costruito. E poi quando spendi così tante energie come abbiamo fatto noi, diciamo, nella prima ora di gioco, perché poi all'inizio abbiamo, il secondo tempo siamo ripartiti anche abbastanza bene, per cui devo dire che i ragazzi per un'ora 70 minuti hanno fatto una buona gara. Poi abbiamo sofferto e è bello vincere anche soffrendo. Io questa è una cosa che ho detto ai giocatori, perché venire a Feltre e vincere, almeno per quanto mi riguarda, è sempre stato difficile. Per cui è una vittoria, noi siamo una squadra che dobbiamo giocarcela con tutto. Che clima c'è in spogliatoio? Lei che li ha visti pochi minuti fa dopo la partita? Ma il clima è clima di stanchezza, però di gioia, perché poi vincere due partite consecutive in questo girone non è facile. E anche con questi avversari. Certamente. Grazie mister, grazie, buon lavoro, mister. A presto. Grazie a voi.